Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo mukbang. Allora raga, scusatemi se sentite di sottofondo qualche rumore, che raga stanno i giardinieri in giardino, quindi scusatemi. Allora, oggi siamo qui per provare il super wrap. Questo qui lo trovate su AS Food, avete sempre il mio codice sconto che è Giulia010 e ovviamente risponderò alle vostre domande. Io come wrap ho provato solo dal loro sito, quello lì di Daily Life, ed era molto buono. Invece questo qui si chiama Super Wrap, è anche vegan, ed ha valori per 100 grammi, ma dovete considerare che il wrap è 70 grammi, ha 297,3 calorie sempre per 100 grammi, 8,7 grammi di grassi, carboidrati 30 grammi, zuccheri 2,3, proteine 22,1, fibre 8,7 e sale 1,6. Quindi ragazzi, i valori sono fantastici. Quindi io direi di assaggiare, ovviamente come maionese e ketchup ho utilizzato questa qui della Hellmann's, penso che si pronuncia così, che è una maionese light, 11 calorie, che sinceramente non mi fa impazzire, ma vi fece anche la recensione, e come ketchup questo qui della Calob Fit, io penso che si pronuncia così, lo trovate sempre su AS Food, lo adoro come ketchup e adoro anche la maionese di questo marchio, quindi... Un attimo di mangiarci, l'ho farcito con hamburger di scottona, insalata iceberg, che sapete che è la mia preferita, e poi pomodori. Prima di passare alle domande, voglio assaggiare il wrap. Pomodoro che è cascato via. Vediamo un po' questo wrap. Oddio raga, è buonissimo. Di sicuro farò la scorta perché io sinceramente non costano molto rispetto a, comunque, ad altri prodotti. Poi sapete che questi prodotti comunque proteici hanno sempre un costo un po' più elevato rispetto comunque a un semplice wrap o piedina che trovate comunque al supermercato. Devo dire che come sapore è molto simile a quello della Mulino Bianco, però alla piedina della Mulino Bianco, però quella lì integrale, ecco raga, mi sembra proprio quella, ha lo stesso sapore retrogusto, devo dire che è molto buono e anche molto più buono rispetto a quello là di Daily. Poi è molto leggero e molto delicato come sapore, promosso raga, buonissimo. Io so, a volte la sera quando non sapete cosa cucinare, ultimamente capita spesso, quindi mi salverà la vita questo qua, quindi sicuramente nel prossimo ordine farò un po' di scorta. Andiamo un attimo su Giulia.mifit, perché due settimane fa vi ho chiesto di farmi alcune domande e quindi poi non ho avuto occasione di registrare questo mukbang, quindi l'ho registrato oggi. Iniziamo prima di tutto raga, come sempre io vi mando un bacione grande a tutte e a tutti. Nei tuoi allenamenti e nella tua alimentazione fai tutto da autodidatta? Sì, io? Sì, perché io. Ma ormai, raga, questo ho risposto sempre a questa domanda. Io comunque ho i libri anche di project che ho acquistato. Ultimamente un po' te l'ho lasciato perché veramente io quando faccio una cosa devo starci proprio dentro e con la testa dentro, perché altrimenti, raga, faccio una cosa, faccio un'altra, devo stare veramente tranquilla con la testa. Quindi invece di farlo e farlo male ho deciso di stoppare un attimo. E comunque sì, faccio da autodidatta perché a parte che non ho obiettivi di gare, no, però anche perché io ormai mi riesco a gestire da sola, ho capito il mio corpo e sto capendo il mio corpo nel lungo periodo, quindi facendo comunque ragazzo in questo mondo da 3 anni, io vi consiglio sempre, sempre, sempre di farvi seguire da una persona competente, specialmente quando non si hanno le basi e non si sa neanche la differenza tra carboidrati e proteine. Questo giusto per farvi un esempio, però raga, mi raccomando, fate sempre attenzione.
poi da come la vedo io, specialmente in questo periodo, sarebbe stato abbastanza inutile per me farmi seguire comunque da una persona. Avrei speso solo soldi inutilmente, perché in questo periodo sto vivendo comunque un periodo della mia vita molto particolare, molto frenetico. A parte ho sempre avuto una vita molto frenetica anche quando andavo a scuola, però ultimamente anche per l'alimentazione, ma c'è una domanda, quindi risponderò dopo. Infatti, eccoci qua. Qual è l'approccio alimentare che preferisci e che secondo te è più adatto a te per le tue esigenze? Qual è quello che hai adesso? Perché però, scusa per le tante domande da dove, ma figurati. Allora, raga, l'approccio che ho adesso, ma vi parlo già da 2 mesi a questa parte, ho fatto per una settimana di ritornare di nuovo a calcolare, però raga, io notavo che ogni giorno mi risultasse comunque difficile, ma no perché io mangiavo quello che non dovevo mangiare, no, ma perché io iniziavo bene, finivo bene, ma mi dimenticavo completamente di segnare. Quindi questo martedì e questo mercoledì ho detto no, basta, per me non è mai stato un pallino fisso, oddio devo calcolare, non è mai stato un'ossessione, mai. Però io mi rendo conto che in questo momento, da novembre a questa parte, sto approcciando, ma non mi sono neanche prefissata questa cosa, è nata così spontaneamente. Comunque un... Dio raga, come si dice? No vabbè, ce l'ho sulla punta della lingua. Sono andata di intuito, ecco, cioè la cosa più semplice, Giulia. Sto mangiando molto di intuito. Quindi calcolando comunque da tanti anni riesco comunque a regolarmi. Infatti spesso mi ritrovo... Quindi non vi posso dire, al momento posso dire che ho... Sto facendo una dieta di mantenimento, sì, perché non sto né in massa né in definizione, anche se raga, veramente settimana prossima devo iniziare definizione, mi sto già preparando per la definizione, ma avendo comunque un canale che devo fare recensioni, cioè proprio perché mi piace fare recensioni, mi piace portarvi challenge, perché io di solito nelle challenge vi provo, non devo gesticolare perché altrimenti quando la videocamera a quel paese, cioè proprio la messa a fuoco. Mi ritrovo comunque a fare challenge sia come recensioni che anche per il piacere di farlo, vi piacciono molto, e infatti mi ritrovo spesso che ci sono giornate in cui neanche senza farlo apposta io mi ritrovo la sera, mi metto a letto e dico mamma mia Giulia, oggi ho mangiato poco, oggi sei stata sulle 1.300-1.400 e assai, proprio perché mi ritrovo giornate talmente frenetiche che io mi ritrovo la sera a dire oddio è finita la giornata, wow è finita la giornata, e quindi è un po' così, quindi perciò questo approccio che io ho, mi ritrovo veramente a dire ok, il mio fabbisogno è di queste calorie. Oggi non ho mangiato di meno e perciò faccio vedere sempre il fine settimana una food challenge oppure un cheat day, una cosa del genere. Proprio perché dico ok, lo faccio perché il mio corpo ne ha bisogno, ma perché ci sono stati mesi in cui io veramente settimane mangiavo veramente poco. E quindi va un po' così, però so, però per no, perché io non mi veda bene allo specchio, ok, io sto bene con me stessa, però tra un paio di settimane di iniziare comunque il periodo di definizione. Però ovviamente io anche quando inizierò il periodo di definizione, voi comunque vedrete i soliti video, vlog, mukbang, recensione, cheat day, poi quella sarà una cosa mia di come devo organizzarmi. Poi andando avanti, quindi in questo periodo sto, posso dire, in una fase di comunque di mantenimento, diciamo così. Come sta andando il bulk? No, non sto in questa fase. Quando compì gli anni? Il 26 settembre, raga,
Faccio 20 anni, oh mio Dio! Hai già qualcosa in mente per il compleanno? Sinceramente un viaggetto, però non so se potremo viaggiare. Se si potrà viaggiare, perché no? Non so dove però. Però veramente no. Avrei bisogno proprio di una vacanza. Cioè, su 4 anni, sì, qualcosina in più che io non vado al mare a farmi proprio una vacanza, una settimana di stacco da tutto. Però non ho potuto perché ho fatto altre cose molto più importanti, ecco, quindi ci sta. Ritieni di avere una persona nella tua vita senza la quale non saresti quella che sei adesso? Un bacio, sì, io direi, mamma mia, adesso come no, non solo una persona, ma più di una persona. Forse il mio pilastro fondamentale è sicuramente mia sorella, la mia famiglia, la mia migliore amica. Queste per me sono le persone comunque fondamentali della mia vita in questo momento e lo saranno sempre, sempre. Però al momento sì, cioè sono loro il mio pilastro. Poi, ti piace ballare? Sì, raga, io adoro ballare i balli caraibici, mi piace ballare tantissimo la bachata, adoro ballare, sì, raga, mi piace tanto ballare. Ho 20 anni, a causa del virus non riesco a trovare lavoro e non mi sento indipendente. Consigli? Purtroppo, raga. Non so cosa dirvi in questo. Sicuramente mi dispiace perché so che molte persone a causa di questo virus hanno perso il lavoro, chi ha perso familiari, chi ha perso persone importanti. Quindi quest'anno, l'anno scorso, io dico sempre quest'anno, l'anno scorso, però bisogna andare sempre avanti, non bisogna mai perdere le forze e mai dire adesso che faccio, bisogna sempre mettersi in movimenti e tentare sempre, raga, tentate sempre. Cercate di riscoprire anche nel momento in cui comunque state comunque in disoccupazione, di cercare voi stesse, cercate voi stesse, che forse non lo so, potete scoprire passioni che non sapevate di avere. Quindi veramente, raga, mettetevi in gioco sotto ogni punto di vista, quindi non lasciatevi andare. Poi, cosa pensi della creatura? La faresti per un periodo lungo, tipo un mese, due? Raga, io ho fatto una settimana di keto, da là su giù, ho perso 3 kg di liquidi principalmente, però raga, non riuscirei mai a sopportare una keto per 1 o 2 mesi. A parte che raga, già quando si sfora 1 mese, 2 mesi è pericoloso, quindi fate sempre queste cose, seguite da una persona. Io ho fatto una settimana e raga, veramente io sono arrivata e ci sono i video proprio da testimone che no, perché poi ovviamente mi sono registrato il periodo, vabbè, stanno i video. Comunque, raga, io sono arrivata il fine settimana veramente zero, cioè senza le forze, raga, io non avevo più le forze. Quindi fate attenzione. Di sicuro riuscirei a supportare per più di un mese una low carb, perché lì già parliamo di valori macros completamente diversi. Una low carb sì, ma una keto no. Solitamente dopo un giorno sgarro ti gonfi, si raga. Succede a tutti, quindi è normale. Le fibre, carboidrati in più, calorie in più, ci sta, è normale.
All'inizio ti allenavi di più rispetto ad ora, sì, no? Magari a causa delle attività che devi portare avanti, lavoro, eccetera, si raga. Io mi ritrovo veramente, però sono felice perché il mio corpo sta reagendo bene a questa nuova routine, anche perché io quando mi alleno stacco tutto e quindi veramente, raga, do il massimo di me stessa. Infatti, ho anche nuovi stimoli, il mio corpo sta reagendo bene. Sono felice che io, dal punto di vista comunque muscolare, io non abbia perso così tanto. Ovviamente prima mi allenavo 6 giorni su 7, 5 giorni su 7, andavo in palestra costantemente, anche perché il mio giro era quello scuola, palestra, scuola guida, casa. Quindi la mia routine era sempre, sempre, sempre questa. E poi ritornavo a casa, studiavo, mangiavo i miei piattoni, mamma mia, editavo video, registravo, cioè veramente ho fatto un anno proprio che non lo dimenticherò mai. La mattina mi svegliavo alle 5 del mattino per registrare i contenuti per la settimana. È stato veramente un bel più duro, è stato un bel periodo bello vissuto. Però raga, il mio corpo, io mi sto abituando. All'inizio è stato un po', mi mancava allenarmi, però ho capito qual è la mia strada. Ho capito quali stimoli dare al mio corpo e quindi, ok, Giulia, non ti riuscirai ad allenare 5-6 volte a settimana, ti allenerai 2-3 volte, però quando ti alleni devi farlo bene. Poi dura. Poi ci sono tante cose in vista anche per quanto riguarda il mondo palestra, perché molti di voi mi avete detto: Giulia, ma quando apriranno le palestre tu ritornerai? No, raga, io non ritornerò se non forse per praticare una cosa, perché non voglio dirvi niente, perché poi vi porterò con me. Ho sempre detto in una, forse una seconda vita, però io per dire questa cosa non lo so, raga. È uno sport abbastanza, mi mette un po' paura come sport, ma allo stesso tempo quando ci penso mi si illuminano gli occhi. Forse qualcuno di voi l'ha capito, però scrivetemelo giù nell'info box. E quindi ho sempre detto una seconda vita, una seconda vita, una seconda vita. E mi sono detta quest'anno, perché non una seconda vita? Perché tu vivrai 2 volte? Quindi raga, voglio farlo quando tutto ritornerà alla normalità. Però no, non ritornerò in palestra dal punto di vista pesistica. Dal punto di vista pesistica, cioè, che cavolo, vabbè, per quanto riguarda gli allenamenti proprio con i pesi, ho bisogno di cartella solo io prima, ma questa cosa mi rende felice perché ci sono tanti progetti futuri, quindi non mi voglio sbilanciare perché le cose ve le voglio dire quando, ragazze. Eccoci qua, ecco qui, vi mostro lì, vi porto con me, vi porto di qua, vi porto di là. Quindi non mi voglio sbilanciare più di tanto e niente, poi ve lo dirò. E quindi anche per questa cosa non ritornerò in palestra su quel punto di vista perché farò un'altra cosa, ma non abbandonerò mai il mondo della palestra, il mondo del fitness, il mondo dello sport, ma l'adatterò in base alle mie esigenze, senza quell'ossessione, perché raga, dovete ricordarvi sempre una cosa: fare una cosa perché siete obbligati, perché dovete farlo. No, raga, questa cosa non esiste, vuol dire che quella cosa non la dovrete fare più perché non fa per voi. Quindi io vivrò sempre questa cosa, programmi da questo momento, vivrò sempre questa cosa con leggerezza. Ok, oggi non riesco ad allenarmi, perché non ti sei allenata? Perché hai fatto tantissime altre cose. Ok, va bene, ti alleni domani, domani non puoi, ti alleni dopodomani. Tanti, mi sono capitato che 2 settimane io mi sono riuscita ad allenare solo una volta nella settimana e raga, sono ancora viva, non mi è successo niente, anzi, il mio corpo sta bene, quando mi guardo allo specchio sono felice, mi vedo bene, quindi va bene così. Niente, raga, io spero che questo mukbang vi sia piaciuto e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!